Kinder e Ferrero Multimedia presenta I Lunes e la Sfera di Lasica. Amici, state per entrare nel gioco dei Lunes. Preparatevi a misurarvi con un mondo ricco di misteri e di emozionanti avventure. E se volete divertirvi ancora con i vostri eroi Ashi, Tupa e mitici Lunes, non perdetevi il fantastico film I Lunes e la Sfera di Lasifer. Un film cartoon unico, ricco di emozioni e di colpi di scena. Una videocassetta che avrete in regalo nelle confezioni da 20 e da 15 pezzi delle merendine Kinder e Ferrero. Potete anche connettervi con i vostri eroi sul sito www.lunes.it. E c'è di più! Da settembre li troverete in tutte le confezioni di merendine Kinder e Ferrero e nelle confezioni famiglia delle merende fresche Kinder. Ashi, Tupa, i Lunes, magici e luminescenti come la luna, e i loro perfidi nemici, i Moral, XX e i terribili Aratras. E adesso, ragazzi, si gioca! Questa volta i Lunes non hanno scampo. Povere creature pallide, ancora non sanno di essere in trappola. Il mio piano è semplicemente diabolico. Ho coperto l'occhio lunare con una speciale lente che attira la luce del sole e respinge quella della luna. Quest'idea non gli piacerà per niente. Abbagliati dal sole, perderanno le forze, e quando capiranno che neanche la luna potrà salvarli, dovranno arrendersi, e la sfera di Lasifer sarà mia! Evviva i Moral, il nuovo padrone del mondo! Evviva! Sveglia, pigrone! È ora di rimettersi in viaggio! Niente colazione per Tupa il dormiglione! Eccomi, prontissimo! Ehi, non si vede più niente! È una tempesta di sabbia! Dobbiamo trovare un riparo! Dietro quella roccia! Un passaggio! Seguimi, Tupa! Sembra un posto sicuro. Un po' buio. Un po' troppo buio. La sabbia ha bloccato l'entrata. Allora siamo in trappola. Calma, Tupa. Deve esserci una via d'uscita. No. Non si vede niente. Ci sono delle torce. Accendiamone una. Ma come? Senza fuoco? Ci serve una pietra focaia per provocare una scintilla. Coraggio, ce la faremo. Posso fare tutto io. Quanto sarà profonda? Lo scopriremo presto. Cosa?
Ma io peso più di te. E se la corda si spezza? Non abbiamo scelta. Un passo dopo l'altro. Arriverai sano e salvo. Ne sono sicuro. Sei arrivato, finalmente. Oh, che sala meravigliosa! E loro chi sono? E voi chi siete? Io sono Ashi, discendente dell'antica tribù di Lazifer. E lui è Tupa, il mio compagno di viaggio. Allora siete amici. Io mi chiamo Zidora. E lui a Salemme, il nostro re. Questa luce accecante l'ha abbagliato. Come possiamo aiutarti? L'unico rimedio è l'antico balsamo. Per prepararlo bisogna trovare la ciotola con l'essenza di mirra e aggiungervi 3 gocce del sacro Nilo. Nilo? Dobbiamo attraversare di nuovo i sotterranei? Oh no, non c'è bisogno di uscire dalla piramide. Dovete rivolgervi alla divinità dell'acqua. Custodisce un'ampolla con un po' di gocce del nostro fiume. Ve la consegnerà solo in cambio di un dono. Faremo del nostro meglio. Meglio riprovare più tardi. Fantastico, ce l'avete fatta. È un balsamo portentoso. Avrà un effetto
immediato. Ti presento Ashi e Tupa. Sono stati loro a preparare l'antico balsamo. Siete arrivati al momento giusto. Qualcuno sta tramando contro di noi e la sfera di Lasifer. Ma chi? E perché? Per scoprirlo bisogna raggiungere la sala della sfera. La luce del sole non ci fa paura. Andremo noi là alla scoperta. Inizia ad andare, Ashi. Io ti raggiungo. Scommetto.
Vi ho sentito attraverso il condotto parolifero. Collega tutte le stanze. Io sono Zuffi. E sapete che penso? Il nemico, bisogna guardarlo negli occhi. Ti riferisci a chi ha fatto entrare la luce nella piramide? Esatto. Ascoltate il mio consiglio. Voi che non temete il sole, uscite fuori e dategli una bella lezione a quel furfante. E da dove potremmo uscire? Siete nel posto giusto. Questa è la stanza della leva. Vedete la piramide in miniatura? Il blocco centrale è una leva. Basta spostarla per far aprire la grande porta. È così facile? In genere sì, ma ora la luce ha fatto scattare l'allarme e questo complica un po' le cose. Allora, diamoci da fare. Non è il momento giusto. Questa di sabbia non si è ancora placata! Chiudete la piramide, presto! Ammetto di essere stato un po' incosciente. Forse è più saggio seguire il consiglio di Salem e raggiungere la stanza della sfera. Qualcosa mi dice che la strada è ancora lunga. Tanto per cambiare, dovrò andare avanti io.
Benvenuti nella stanza del sapere. Io sono Tika. Quanti libri? Quasi un milione. Tra questi c'è il papiro dei sogni. Devo trovarlo, ma il sole mi fa girare la testa. Perché lo cerchi? Ho fatto un sogno premonitore. La piramide si riempiva di luce e noi lunes piano piano perdevamo le forze. Nemmeno la luna veniva a salvarci. Dopo il tramonto c'era il buio assoluto. Che incubo! Sì, ma prima di svegliarmi ho visto una pioggia di luce. Non so cosa fosse, ma... Non affaticarti. Troveremo noi il papiro dei sogni e decifreremo la tua visione. Meglio ritrovare più tardi. Una stanza segreta. Ma che significa? La pioggia di stelle! Vedete in alto quei piccoli fori? Di notte sembreranno altrettante stelle. La luna filtrerà formando una pioggia luminosa. Sarà la nostra salvezza! E la sfera? Si trova in un'altra stanza e non può essere spostata. Saremo noi a portarle l'energia della luna, ma... prima dobbiamo rimetterci in forze. Allora, ci vediamo nella sala della sfera. Thank you.
che si vede. A quanto pare i combattimenti non sono finiti. Ashi, e tu sei Tupa, immagino. Io mi chiamo Ota e lui è Tobe. Devi prepararti. Ti aspetta uno scontro molto pericoloso. Siamo vicini alla sala della sfera. Lì è in agguato Imoral. Deve chiamarsi così. Grida continuamente il suo nome ed esplode in risate che mettono i brividi. Non c'è tempo da perdere. Devi trovare l'arma giusta per il combattimento. In questa stanza ci sono armi di tutti i tipi, ma una sola ti permetterà di vincere. Dovrai trovarla e poi consegnarla alla dea guerriera. Lei ti concederà la sua protezione, ma prima dovrai sfidarla. Grazie dei consigli. Incrociate le dita per me. Almeno nei preparativi posso contare sul tuo aiuto. Ora sono pronto. Mi raccomando. Sii prudente. Fatti valere. Forse è meglio se io rimango un po' indietro. Non si sa mai. Quei brutti ceffi che hai incontrato prima potrebbero decidere di seguirti. Sono commosso, Tupa. Affronteresti da solo due pericolosissimi furfanti per coprirmi le spalle? Due pericolosissimi? Da solo?
Evviva! Siamo salvi! Quel criminale ha avuto la fine che si meritava! Il tuo spirito è nobile! Hai rischiato la vita per noi! Sei stato un eroe! Eccomi! Lì dietro è tutto sotto controllo! Bene! Ma ora non c'è più tempo! Bisogna mettere in salvo la sfera! Venite! Dobbiamo trasmetterle l'energia che abbiamo assorbito dalla pioggia di stelle! Oh, luna d'argento, distendi il tuo manto, salva la sfera e il mondo dal pianto. La sfera è salva! Pericolo scampato! Evviva!